Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Raga, guardate cosa c'è qua. Allarme boss. Nel frattempo, ragazzi, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e anche su Instagram, su... mi trovate come ErrossoGamer, ragazzi. Direi che si può adesso, dopo che avete fatto questo, direi che si può andare a fare il torneo. Si apre a tantissimi danni e si va a vincere un'altra statua. Vi faccio vedere quelle che ho accumulato finora. Perché sono veramente tante. Guardate qua, queste sono tutte quelle che abbiamo fatto insieme, ragazzi. Questa qui dovrebbe essere l'ultima, se non ricordo male. Poi cercherò di capire un attimo dove metterle, come metterle, perché lo spazio nel parco è terminato. Dovrebbero aumentarlo un po', secondo me. Detto questo, ragazzi, andiamo a fare il combattimento perché non l'ho ancora mai fatto e sfidiamo. Allora. Iniziamo a fare magari non con quelli super iper mega forti, facciamo così. Facciamo così, prendiamone uno, due e tre, giusto per capire chi abbiamo di fronte. Poi riproviamo dopo con gli altri tre. Ok, ragazzi, è micidiale, è fortissimo. Facciamo subito una riserva, ma già di base a 3711 di vita, cioè fuori dal comune. Va bene, tre riserve chiaramente. Ok. Mi attacca? No. Ottimo. Non lo attacchiamo neanche noi perché non gli faremmo assolutamente nulla, però vabbè, abbiamo due di attacco. Lui si difende di due, ragazzi, è molto sulla difensiva, eh. Molto sulla difensiva, l'hanno fatto veramente forte però questa volta. Proviamo ad attaccarlo di 8, dai, subito così. Gli facciamo 6, va bene, niente di che comunque. Vediamo un po'. Mi è rimasto 363, non ci voglio credere. Lui mi attaccherà di 6. No, solo di 3, ci fa fuori, gli rimane 3, raga. Gli rimane 3, questo è un bel problema. 365, guardate che fortuna. Potevo fare anche un attacco in meno, ma giusto per farne fuori intanto uno. KO il primo andato. Sembra un calippo. Boss 2, quanta vita? 3998, ragazzi. Ci attacca di 2, ci fa chiaramente fuori. Mi rimane 3. Noi non abbiamo i più forti, eh. Facciamo 4 riserve, raga. Ci fa fuori, ragazzi. Veramente forte questo calippo. 7. Di danno ci ha fatto, ragazzi. Proviamo a usare dei dino un attimino più decenti. Ok, va bene. E intanto qua ho sbloccato qualcosa. Perfetto. Risfidiamolo e andiamo ad usare dino più forti. Vediamo un attimino se la solfa cambia. 851 subito in riserva, raga. Direi per forza. Riserva di nuovo. Io attaccherei di 6, raga. Così, giusto per. Tra l'altro ha fatto rimanere il secondo di prima. Quindi adesso questo qua sarebbe il terzo. Il terzo calippo. Boss livello 3, infatti, ha mantenuto. 6 a 4309. Ci fa un attacco, ci fa fuori perché è fortissimo. Direi che per il prossimo, giusto così, farei 4 di difesa, ragazzi. Ai ai ai, anche se ci fa solo. Oh, bene, 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 bene. Perché ha così poco attacco il plesiosauro, raga? Io non me ne ero mai accorto, vabbè. 4-2-6. Ci fa fuori, ragazzi. Però gli rimane 2 e in teoria il prossimo è uno dei miei dino più forti. Quindi, boh, potremmo provarci, eh. 8. 4309. 1, 2. In teoria qua sono 3 riserve. Ah, potevo fare molto di più. Vabbè.
Vai a saperlo che non si difendeva. Vabbè. Boss livello 5 e boss livello 4. Ci farà fuori al primo colpo, ragazzi. Però siamo arrivati al boss livello 4. 4644 di vita. Ci fa assolutamente fuori subito. 20.000 di danno, ma molto bene. Vabbè, 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 vabbè. Nuovo record. Qualcosa l'abbiamo fatto, dai. Ci becchiamo altro DNA. La sfida sta salendo bella veloce, ragazzi. Mi raccomando, tutti insieme. E allarme boss. Vediamo se c'è qualche altra battaglia così da fare nel frattempo. Proviamo così. Così. E così. Non penso di vincere, ragazzi. Però, facciamola. Megistosfera a livello 110, vedete voi, 2312 di vita. Niente, raga, questo combattimento probabilmente è già perso, ma va bene così. Ok. Ci fa un attacco, non ci fa fuori, lui va a 0. 1613 vita non è neanche così tanto poco, eh. 635. Devo fare per forza due riserve, raga. Voglio andare su riserva, senza difesa. Ok. Quant'è che ha di attacco? Tanto vale attaccarlo di 5 qua. 2700, ok. 2707. Ce lo facciamo fuori anche con un dino uguale, raga. Not bad. Eremoterio. Vediamo che combina. Ah, mi attacca di 3, grandioso. Così il suo prossimo a 0, raga. 1693 di vita, io quanto ho di attacco? 419. Ma, 1693. Facciamo così, due riserve, ragazzi. Mi raccomando, guardate bene i combattimenti perché secondo me, per chi è probabilmente all'inizio, possono servire, raga. Un po' di tattica. Abbiamo due riserve. Siamo con quello dopo comunque in svantaggio, quindi intanto vale far da scudo con questo. Ci fa fuori chiaramente, ma noi adesso lo attacchiamo di tutto. 104. Ragazzi, tanto vale provarla, fa niente. Non vinciamo, perché non vinciamo, però fa niente. Ci siamo arrivati molto molto vicino. Va bene, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Vediamo un po' che cos'altro c'è qua in zona. Tanto andiamo subito qui. Se c'è qualcosa di interessante. Beh, questo direi che è interessante. Questo è interessante, fatelo perché così tanto vi dà un po' di cose in più. Direi assolutamente di no. Questo neanche. No. Direi di no. Vabbè, questo niente. Nulla di che, raga. Dalla commerciante comunque andateci spesso perché potrebbe a volte servire qualcosa, eh. Questo è un nuovo Dino Concavenator. Ovviamente, raga, VIP, quindi c'è poco da fare. E questo qui è il Kraken 18 con cui abbiamo fatto prima qualche battaglia. Poi, raga, raccogliamo un attimo tutto. Non ve l'ho detto, ma nell'ultimo video di Hungry Shark World, i produttori da Ubisoft, mi pare, i produttori di quell'app lì stanno per rilasciare a fine agosto un'app che si chiama Hungry Dragon, che ovviamente andrò a scaricare, ragazzi. Praticamente molto molto simile, solamente che appunto al posto delle scuole ci sono dei draghi incredibili. Mi sono già preregistrato ovviamente alla beta, anzi all'uscita diciamo dell'app, che ormai manca poco più di 2 settimane. Quindi sicuramente, ragazzi, ve lo porterò sul canale. Se ancora non l'avete fatto, direi di iscrivervi al mio canale intanto, che vi do queste sensazionali notizie. Ragazzi, mi trovate anche su Instagram come ErrossoGamer, quindi mi raccomando, andate pure lì e registratevi a questo punto,
rilascio di questa nuova app entro il 30 di agosto, fatelo. Così avrete, mi pare che dia qualche bonus durante le partite, qualche drago in più. Io ve lo consiglio, tanto come sempre sarà gratuita. Non male per chi vuole giocare sempre con un dispositivo mobile, soprattutto adesso che siamo in spiaggia, ragazzi. Io ve lo consiglio proprio. Quindi, raga, tanti like, tanti commenti alla serie come sempre. Vi ringrazio tutti quanti di cuore e ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!